Buonasera a tutti. Sabina? Grazie, grazie. Guarda, abbiamo anche la sedia da regista. No, guarda, noi siamo preparatissimi. No, vabbè, aspetta, allora facciamo un caso. No, vabbè, intanto parla. Non funziona, tanto. Sì? Vabbè. Questo perché non l'avevi riconosciuto. Va bene. Stavamo giù. Questa è la fotografa ufficiale. Devo sentire solo te in fondo. Non è vero. Infatti, non è. Sì, infatti, cerchiamo di farne funzionare almeno uno per portarlo in giro, perché noi adesso facciamo giusto una piccolissima, un piccolissimo saluto, ma vogliamo assolutamente che sia la platea ad essere protagonista adesso, giusto? Quindi noi chiaramente siamo molto orgogliosi, insomma, di vedere tutto questo pubblico stasera, e dagli applausi, insomma, abbiamo capito che il film è piaciuto. Allora, io voglio ringraziare Sabina di essere qui stasera, perché veramente sta facendo una faticata. Stasera sono andata a prenderla alle 9 a Napoli, adesso se ne va di nuovo a Roma, domani torna di nuovo per essere ad Aversa, quindi se qualcuno di voi ha qualcuno che stasera non è potuto venire in sala, domani lo trova ad Aversa. È così che tanto sta qua vicino e quindi può tranquillamente recuperarlo domani sera ad Aversa, sempre con Sabina. Allora, detto questo, cominciamo con una domanda un po' forse di rito, no? Che è quella, insomma, che questo film è uscito a inizio di ottobre, stavolta non mi sbaglio perché lo so, e ha avuto la sua classica distribuzione cinematografica. Il film dopo un po' è stato ritirato perché, insomma, il numero di spettatori non era propriamente questo. Sabina lo ha ripreso e ha deciso insieme ai cittadini di riportarlo nelle sale. Questa cosa mi ha colpito molto perché non è una pratica che è usuale, anzi direi assolutamente forse la prima volta che capita. E quindi ho fatto a Sabina questa domanda, dico: ma come ti è venuto in testa di riportarla nelle sale e come hai fatto? E adesso ce lo facciamo raccontare. No, ma è un film che come avete visto è abbastanza complesso, quindi immaginatevi la fatica che è stata necessaria per realizzarlo, per poi trovare questa formula così originale, per trovare tutto il materiale di repertorio. La cosa che poi è stata davvero difficilissima è stato trovare quei pochi soldi che sono serviti per realizzarlo. È stato, questo però è un po' un problema. Questo è un problema. Dici che era colpa sua. Okay. Io sto in piedi, se non devi spiegare. Quindi è stato un inferno trovare i soldi. È un film a bassissimo costo, insomma, rispetto a quello che costa un film. Ci siamo fermati due volte, ho chiesto i soldi al ministero, è stata una scena indecorosa. Sono andata a un certo punto, il film si era fermato, il produttore è scappato, sono un macello. E allora sono andata al ministero, perché comunque io ho un punteggio, funziona a punteggi come tutte le cose ministeriali, io ho un punteggio molto alto perché i film precedenti sono andati in festival, cos'è?
e quindi avrei avuto il diritto ad averlo, diciamo, il fondo di interesse culturale per un argomento del genere. Il giorno del colloquio, il giornale titola Vergogna, la Guzzanti chiede i soldi, comunista, questi ragionamenti logicissimi. Se glieli danno è una vergogna, se non glieli danno grideranno lo scandalo. Vergogna sempre. Perciò arrivo lì al colloquio un pochino imbarazzata, perché comunque anche chiedere i soldi, per poi comunque una specie di esame. Arrivo là, apro la porta, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, mi trovo davanti la moglie di Antonio Dalì, che era stato mezzo prescritto e mezzo assolto per reati gravissimi di mafia una settimana prima. E io mi sono trovata, la conoscevo tra l'altro, probabilmente loro non si immaginavano che la conoscessi, ma io da lì avevo provato a intervistarlo per Dracula, perché da lì è stato il primo a prendere i soldi dalla protezione civile di Bertolaso per fare il porto di Trapani, quindi conoscevo uno che lo conosceva, sono andata a pranzo con loro per spiegargli l'intervista che poi non mi ha dato naturalmente, e gli dicevo, gli chiedevo, senatore del PDL e sottosegretario agli interni, ci risulta che per fare il porto di Trapani abbiate tolto l'appalto alla ditta sequestrata alla mafia, come si chiamava? No. Ma sì, che l'abbiate tolta la ditta sequestrata alla mafia, e la moglie che dice: sì, la Regina Ciamendi, la Regina Ciamendi. E che l'abbiate data a una ditta che dicono sia invece chiarata sotto questo profilo. No. È la moglie che interveniva per risolvere questa, diciamo, strategia del mutismo che non era effettivamente efficacissima. Sì, è vero, perché tutte le volte che cerchi di fare qualcosa in Sicilia arrivano i magistrati e ti mettono le manette, perché loro odiano la Sicilia, odiano il turismo. Quindi mi trovo davanti questa e mi tocca sostenere il colloquio sulla trattativa Stato mafia di fronte alla presunta mafia, al presunto Stato che era rappresentato da delle signore che non si sa perché stavano lì anche loro, si può facilmente intuire, che mi hanno fatto delle domande del tipo: questo naturalmente è uno dei suoi soliti film. Dopodiché non mi hanno dato l'interesse culturale, non mi hanno dato i soldi e non mi hanno dato nemmeno l'interesse culturale che serve ad avere delle agevolazioni fiscali minime, tax credit, robe che state conoscendo, che fa cinema. Quindi là nemmeno ha funzionato, quindi insomma è stato un incubo lunghissimo, per cui poi è andato a Venezia, è stato, sembrava tutto risolto perché è stato il film più applaudito, 12 minuti standing ovation, eh? Tutti a dire che bello, dopo che il film esce dopo un mese, nel frattempo evidentemente era successo qualcosa perché tutti i programmi televisivi sembravano interessati, mi chiamavano, mi mandavano i messaggi i presentatori TV dicendo: devi venire prima da me assolutamente, no, vieni prima da me assolutamente. Poi all'improvviso non ci ha più voluto invitare nessuno. Fabio Fazio ha detto subito di no, è stato più, diciamo, veloce. Porta a porta, che sembrava interessato, ha detto di no. Ballarò, che aveva appena, era la sua prima puntata, aveva appena dichiarato il giornalismo schiena dritta, ci hanno chiesto per andare in trasmissione di scrivere una letterina al capo struttura della RAI, che è una cosa che non si è mai vista al mondo, che un ospite Sandora, deve scrivere la lettera al capo struttura, è il programma che ti invita, non è che devi chiedere il permesso al dirigente. E gli abbiamo dovuto scrivere la letterina, nonostante la letterina poi ci hanno risposto no. Servizio pubblico. Quindi la, diciamo, la scarsa promozione, perché poi la distribuzione non aveva soldi per i meccanismi, soldi insomma che conosce chi fa cinema, contavano sul fatto che essendo un argomento così importante, e poi è uscito in un momento in cui era di estrema attualità, perché dovevano interrogare Napoletano, sono uscite delle cose nuove su Mario Mori, sul protocollo Farfalla, c'è, cioè, la trattativa stava in prima pagina tutti i giorni, cioè, nonostante sono riusciti a non parlarne affatto, e loro si aspettavano che ci fosse, insomma, che ne parlassero, che ci fosse una polemica, d'altra parte sembravano tutti così interessati, invece poi non ha parlato nessuno,
La gente non se n'è neanche accorta che è uscito il film, oltretutto è uscito pure un momento l'estate, è arrivata il 25 settembre quest'anno, quindi insomma non siamo stati neanche fortunati. E quindi l'hanno tenuto praticamente 10 giorni e poi hanno detto non interessa, lo togliamo. No? Questo film non piace, mi ricordo una telefonata, l'ultima, con quello che si occupava di distribuire i film. Mettiti in testa che questo film non interessa, non piace! Così io lo andavo a presentare, ovviamente quando lo andavo a presentare era sempre pieno e lo vedevo che piaceva, cioè, insomma, lo vedevo che piaceva e quindi mi sono, insomma, prima scoraggiata e poi ho detto no, non è possibile. Poi c'è stata la coincidenza che i 5 Stelle lo hanno presentato in Parlamento e questo ha infiammato gli animi, quindi è venuta casual applauso. Da lì, dai presenti, l'idea di riportarlo in sala. Ho imparato a usare Facebook, che non ho mai utilizzato in vita mia, c'era una persona che lo usava per me, non sapevo neanche la password, mi sono messa là, mi sono fatta spiegare quelle due cosette. Voi lo sapete? È stato difficile all'inizio. Questo è postinato. Twitter lo sapevo usare, Facebook no. E ci siamo riusciti, appunto abbiamo distribuito più di 100 post come questo. Ieri eravamo a Napoli, alla Perla, una sala da 400 posti come questa, penso più o meno. Questo è un po' più grande, qualcuno anche quello, 400, comunque doppio spettacolo, tutti e due pieni, lo facevamo anche era pieno anche stasera, insomma, quindi non è mai successo nella storia del cinema che un film venga distribuito così, quindi comunque è una grandissima soddisfazione. E viva, ce l'abbiamo fatta tutti quanti. Allora, io vi ringrazio. A proposito di questo, vi ringrazio molto. Certamente noi Caserta Film Lab facciamo tutti i martedì il Cineforum, ma questo pubblico difficilmente lo vediamo, quindi chiaramente non è solo ed esclusivamente merito nostro. Chiaramente il ringraziamento va sempre a Silvestro, che stasera ha aperto 3 sale per questo film e che è il gestore del Duel. E poi un ringraziamento speciale, specialissimo, perché ci hanno lavorato tantissimo, quanto noi, e veramente sono stati degli ottimi partner. Per la prima volta ci siamo conosciuti e sono stati dei favolosi partner come quelli del Movimento delle Agende Rosse. Quindi io voglio chiamare Mimmo Marmaioli e Angelica Argentieri. Mi perdonerate il cognome, spero di averlo detto giusto. Io Mimmo l'ho conosciuto già, giusto? Esatto. Allo Giarmo, credo che tu l'abbia conosciuto. Come stai? Allora, noi per non fare la folla qua sopra, perché non mi sembra il caso, vi lasciamo e penso che, insomma, a parte adesso qualche piccola introduzione di Mimmo, poi le domande saranno quelle decisamente del pubblico per il film. Bene, io vi risiedo un attimo. Andiamo per domande. Andiamo per domande. Te l'ho detto. Se fa con un film. Pronto? Più che un'introduzione, non voglio dire niente di più di quello che già ho detto nel saluto. Voglio semplicemente dire a Sabina. A Sabina di aver accettato di questa scommessa, la quale noi abbiamo creduto fin dall'inizio. E devo dire la verità, rivederlo per la terza volta, quando si vedrò anche la quarta volta, devo dire che ogni giorno che lo rivedo, verifico, come devo dire, la necessità, l'esigenza di far conoscere, come stiamo conoscendo, come incominciamo a conoscere, questa tragedia italiana, documentata. Sono sentenze veritiere, cioè si deve credere alla giustizia quando la sentenza è a favore di qualche parte politica o non di altri. Penso che la giustizia è al di sopra. Quindi l'impressione che tutto è bene, però si può anche un po' fraintendere il concetto di giustizia, certo, di tutti quelli che operano veramente per il bene e la giustizia. Quindi la domanda. No, non l'ho capita adesso la domanda, non so quello avete capito. No, non sei, scusi. No, Maria dice sì, la giustizia. No, il film può dare la domanda è dobbiamo credere nella giustizia. Esatto, dobbiamo credere nella giustizia quando ci sono sentenze. In alcuni casi le sentenze vengono
interpretati in senso positivo dal popolo? È una domanda come giornalista, non è che per critica, è una domanda per stimolare. E quindi quando ci sono dei sentieri che vanno in determinate direzioni, c'è un maggiore consenso dei mezzi di informazione. Io sto facendo né una difesa né l'altra. La seconda è quando ci sono sentenze, per me invece che sono un giurista amante della criminologia, ritengo che dobbiamo dire che le sentenze sono sempre valide fino a che non vengono sconfessate. Questo è il concetto centrale educativo che dobbiamo dare al popolo per il rispetto dello Stato. Ma al di là di questo, la seconda domanda non può essere un po' frainteso il film, nel senso che il film stesso può indirettamente, così descritto, dare un senso di timore al popolo più medio, cioè alla base, la parte del popolo, cioè, di questa. Grazie, grazie. No, si è spiegato perché gliel'ho chiesto io. Ha dovuto precisare. Allora, lei dice questo qui non può dare un senso di timore. Io penso che gli italiani siano già terrorizzati, siamo tutti angosciati e terrorizzati, cioè dovremmo togliercelo questo timore. Io spero che questo film lo tolga il timore, nel senso che comunque il film, certo per quel poco che può contare, è un gesto di coraggio. Anche in questo senso spero possa essere un esempio, voglio dire, è stato difficile farlo, però l'ho fatto e sono qua e lo stiamo vedendo. Quindi, allora...